4 arresti e oltre 260 grammi di eroina sequestrata. Domenica di intensa attività per gli agenti della polstrada di Battifolle che hanno assicurato alla giustizia 4 corrieri della droga. In 2 operazioni distinte, i poliziotti aretini hanno acciuffato 3 tunisini e un italiano provenienti da Napoli con grossi carichi di eroina purissima. Sì, abbiamo messo il primo punto fermo anche per l'anno nuovo. In vero l'attività della polizia stradale di Battifolle già nell'arco di queste prime 2 settimane ha prodotto dei risultati, però questi sono i primi arresti, in particolare per stupefacenti. E difficile no, sinceramente si tratta di aver voglia, quello che dico io, di aver voglia di lavorare, perché sono dei controlli e la professionalità poi degli operatori fa sì che a seguito del controllo si recupera e si rinviene quello che si cerca. C'è stato un piccolo tentativo di corruzione da parte di uno degli arrestati. In uno dei 2 episodi effettivamente il tunisino, vista la mala parata, ha tentato di corrompere effettivamente il nostro operatore proponendogli dei soldi per non procedere. Di fatto ha aggravato la sua posizione. E tutti e 2 gli episodi ci hanno consentito di recuperare circa 250 grammi di eroina proveniente dal napoletano. Quindi sia la notte che in tarda mattinata di ieri i veicoli, gli occupanti e i tunisini provenivano dal napoletano, e quindi noi riteniamo che nel napoletano, comunque in zona campana, sia arrivata una importante partita di stupefacente, perché comunque tutte e due i quantitativi di droga sono della stessa, la stessa provenienza, stessa qualità, particolarmente pura, eroina particolarmente pura. Destinati al mercato di? E sicuramente toscano e ligure, perché comunque alcuni si stavano, 2 di queste persone arrestate si stavano portando nel Pisano e altri 2 invece nello Spezzino.